forse non è una vera disciplina sportiva, ma le corse con i carretti o con i carrozzoni, come l'hanno ribattezzata qui a Sutera, rappresenta bene lo spirito di una sana competizione all'aria aperta. Siamo nel caldo clima dell'agosto a Sutera, piccolo borgo medievale dove si disputa la terza edizione di questa originale manifestazione che rievoca tempi passati, dove bastava poco per passare intere giornate. Tanti improvvisati piloti anche senza patente, diversi giorni passati a montare questi trabiccoli in officine improvvisate prive di licenza, una strada in discesa perfetta e senza buche con qualche ostacolo artificiale, il casco ovviamente obbligatorio. Ecco gli ingredienti per una competizione che contiene insieme divertimento unito ad un alto tasso di adrenalina. Tavole di legno appena lavorate, quattro ruote con cuscinetti a sfera, alcuni viti e qualche bullone e tanta tanta voglia di divertirsi e fare divertire. Il tutto per riportare ai giorni nostri la creatività e la semplicità dei giochi di una volta. La corsa dei carrozzoni si presenta infatti come un tuffo nel passato, le sue origini si perdono nel tempo, quando ancora non erano arrivate alle gesta delle Formula 1 e delle Moto GP, quando i vari Schumacher e Valentino Rossi non erano ancora nati e questi bolidi, si fa per dire, erano il solo svago che ci si poteva permettere. A fare da cornice il grande entusiasmo di una comunità, quella suterese, nota per la sua laboriosità e per la sua voglia di fare con poche cose. Un pubblico che insieme ai piloti prova l'ebbrezza della velocità, sente il rombo del silenzioso ed inesistente motore e soprattutto lo sgommare, diciamo così, delle ruote a pallino. Una manifestazione che in altre parti del nord Italia è già molto conosciuta, ma che a Sutera sta muovendo i primi passi richiamando un buon numero di spettatori provenienti anche dai centri vicini. Come nasce la Corsa dei Carrozzoni? Allora, la Corsa dei Carrozzoni nasce... Innanzitutto eravamo un gruppo di ragazzi. Un gruppo di ragazzi dell'associazione sportiva dilettantistica Soter, un'associazione che organizza sempre eventi di carattere sportivo e culturale, e volevamo valorizzare i giochi della nostra tradizione e allora così abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione. All'inizio non ci credeva nessuno, però poi ecco alla fine la nostra ostinazione forse ci ha portato veramente a creare questa splendida serata. Un grande successo di pubblico per Sutera. Sì, è una manifestazione che ormai è giunta alla terza edizione e penso che, a parte proprio il pubblico che è caloroso ed è sempre più numeroso, è una manifestazione molto particolare perché si parla proprio della nostra infanzia quando camminavamo e correvamo sui carrozzoni. Questa terza gara veramente sta assumendo una valenza veramente grande e forte. Ai tempi tuoi non c'erano i carretti, adesso cosa si prova? È una grande emozione vederli perché comunque sono i giochi che tutti i bambini vorrebbero fare almeno. Cioè ritornare all'antico, adesso siamo abituati solo alle console, stare dietro al computer e diventare un po' più rimbambiti. Questi sono i giochi che portano un po' più emozione. Da dove venite? Da Torino. Cosa significa per voi questi carrozzoni? È la prima volta che la vedo, una bella gara. Che ricordo porterete? Io veramente il ricordo solo da bambino, è una cosa che facevo da bambino. Da dove viene? Da Sutera. Premiato come migliore caduta? Sì. Cosa si prova a cadere? Dolura. Da dove viene? Da Milano. Che ricordo ha dei carrozzoni? Io tanto, perché quando ero piccolo li facevo io, li costruivo. Che piacere si prova a rivederli. È bello, bello. Era lo sport preferito dei nostri tempi? Sì, sì, è veramente uno sport molto bello. Ai nostri tempi facevamo, non erano così, diciamo, come posso, non mi viene il termine giusto, e qui fanno per evitare di sbandare, eccetera, quindi l'equilibratura, eccetera. Ma noi ai nostri tempi facevamo delle cose, quello col manubrio alto, oppure con la sedia, insomma, diversi tipi, però meno equilibrati di questi che preparano questi ragazzi, questi giovani di oggi praticamente. Da dove venite? Da Gegendo. Sicuramente questi carrozzoni o i carretti, come dite voi, le ricordano molte cose. Allora giù, cose antiche. Dove facevate da Gegendo le gare? Le gare no, gare così, nella strada, sì. Che zona abita lei da Gegendo? Garibaldi. Via Garibaldi, bene, grazie. Da dove viene? Torino. Che sensazione hanno questi carretti? Un brivido, un brivido. Era lo sport di qualche anno fa?
Bello, è cambiato rispetto a come era una volta, ma... Adesso hanno messo delle regole, prima non ce n'erano. Era meglio prima. Ti piace questa corsa? Vorresti correre pure tu? Sì. Perché non lo fai? Lo farai? Sì. Okay. Anche tu qui a vedere i carretti? Sì, sì, molto bello. Tu fai pure le gare, da dove vieni? Da Firenze. In Toscana ci sono i carretti, i carrozzoni? No, non l'ho visti mai, l'ho visti solo qua. Bene. Che sensazione ha questa gara? È molto divertente, partecipata, e poi nell'ultimo periodo vengono molte persone dai paesi limitrofi e quindi è molto interessante. È mai andata su un carretto? No. Che sensazione ha questa gara stasera, questo divertimento? Allora, ci sono tanti giovani che si divertono, la gara coinvolge bambini, ragazzi e anche adulti. E la cosa bella è vedere appunto l'organizzazione dell'evento e la partecipazione sia del pubblico sia di generazioni vecchie e nuove. Bella manifestazione. Okay.